Le analisi dell'ARTA, proprio dei giorni ultimi di settembre, dicono che un terzo della costa abruzzese presenta delle problematiche di inquinamento. Comunque ci sono stati degli sforamenti in alcuni punti, eh, c'è preoccupazione? Beh, ben 33 punti di campionamento, praticamente un terzo dei punti di campionamento lungo la costa abruzzese, ha visto superati i limiti di legge per la balneazione. Fortunatamente è accaduto a settembre, ma solo perché a settembre c'è stata un po' di pioggia e eh, non c'è stata la pioggia a luglio e agosto all'apice della stagione balneare, il che non vuol dire che però i problemi non ci siano, eh, perché basta appunto un po' di pioggia e il nostro sistema di depurazione va completamente in tilt perché o è sottodimensionato o in alcuni casi proprio non c'è lungo i fiumi eh, abruzzesi e, eh, e, e gli scarichi vengono rilasciati appunto nei corsi d'acqua privi di traffico. Trattamento o con un trattamento inefficiente. Eh, ora, questa situazione è nota eh, da tempo eh, e emerge ogni volta che eh, ci sono delle analisi in un periodo in cui appunto c'è un po' di pioggia. Ovviamente non, ci possiamo, aff non possiamo affidare il nostro turismo solo al meteo, alla clemenza del meteo, ma dobbiamo fare programmazione, eh, risolvere i problemi della depurazione che sono ormai annosi e noi riteniamo che anche le procure debbano vedere con occhi un po' diversi la situazione perché la vastità del problema è tale. Soprattutto i fiumi che sono ridotti a fogne per il 70% dei punti di campionamento, a loro volta eh, è una situazione talmente di vasta, eh, vasto degrado che a nostro avviso ci potrebbero essere anche eh, ipotesi di disastro ambientale, proprio perché per rimediare a questa condizione eh, servono centinaia di milioni di euro di investimenti, quindi ci sono tutte le caratteristiche, anche penale a nostro avviso, per contestare eventuale eh, ipotesi di reato, di eh, disastro ambientale, però poi bisogna, la politica noi chiediamo la programmazione, non le chiacchiere, non i programmi trionfalistici, quando i dati ci dicono eh, che la situazione è molto molto grave e va risolta per dare serenità al mondo delle imprese, da un lato soprattutto ai cittadini che poi fruiscono di queste acque.